Dal mio punto di vista, la vera value proposition è legata al fatto che questo GPS ha praticamente tutto e vi consente in 47 grammi di ottenere tutte le informazioni a disposizione del posizionatore. Non mi sarei mai e poi mai immaginato che dopo 12 anni di corsa mi affezionassi a un GPS come il 745 Forerunner di Garmin, orologio e dispositivo che ho utilizzato per quasi un anno dopo aver concluso la maratona di Reggio Emilia dell'anno scorso e che probabilmente utilizzerò quest'anno, nonostante da alcuni sia considerato un fratello minore del 945 o del Fenix 6. Nei prossimi minuti vi racconterò perché questo orologio, secondo me, al miglior rapporto qualità-prezzo e al tempo stesso per Garmin non vale il detto non comprare sulla base di future upgrade, perché questo orologio è arrivato al firmware 6.2. Ovviamente l'anno prossimo probabilmente sarà tutto congelato. Sappiate però che questo modello è un coltellino svizzero che può essere utilizzato per il triathlon, ma anche semplicemente per noi podisti amatori evoluti. Veniamo comunque alle specifiche. Stiamo parlando di un orologio di 47 grammi e secondo me dal punto di vista del podisti amatore è fondamentale avere un peso limitato. Rispetto al modello del 2015 sono state introdotte parecchie evoluzioni. In particolar modo è stato aggiunto il barometro, che vi consente quindi di avere una precisione non soltanto orizzontale ma anche verticale. Vediamo comunque nei prossimi minuti le 10 funzioni che secondo me sono più utili per noi podisti amatori. In primo luogo è sicuramente il sensore cardio che secondo me è diventato davvero molto efficace e vi consente, nonostante corriate magari corse intense che nel passato invece non erano rilevate correttamente, il sensore cardio vi consente, ovviamente dipende dalla persona, dipende dalla pelle, dipende da altre caratteristiche della persona stessa, oltre al modo in cui questo orologio viene indossato, questo sensore cardio vi consente una valutazione ben precisa. Confrontandolo con le fasce che ho utilizzato nel corso degli ultimi mesi, ho notato che tutto funziona perfettamente. È stato pure aggiunto un sensore Pulse OX che vi consente di misurare la saturazione dell'ossigeno e confrontandolo con un saturimetro professionale, ho notato che comunque le differenze non sono particolarmente rilevanti, al punto tale che lo suggerisco in questo periodo di Covid nel caso in cui vogliate controllare la vostra saturazione dell'ossigeno. Nonostante io sia un recensore soltanto di corsa, ovviamente questo strumento può essere utilizzato anche in bici e nel triathlon e in effetti utilizza le app, ossia delle funzioni che vi consentono di selezionare lo sport che vi interessa e mostrare per questo sport tutti i parametri, i campi rilevanti che possono ovviamente essere configurati, al punto tale che una delle funzioni super interessanti è quella che si chiama Connect IQ, funzione che di fatto vi consente al tempo stesso pure di controllare le mie mitiche telecamere, non soltanto la Insta Go 2, ma anche la GoPro e, perché no, anche la Action 2 di DJI. Dal punto di vista delle funzionalità è stato aggiunto il Daily Coach. Se non avete un coach che vi supporta, potreste utilizzare questa funzione. Nel mio caso questa mattina volevo cercare di capire cosa mi suggeriva di stare a riposo. Ovviamente per noi podisti amatori evoluti questa funzione non necessariamente è ancora super sviluppata, ma per chi ha appena iniziato a correre potrebbe essere davvero uno strumento che vi consente di determinare sulla base delle vostre corse precedenti e dell'intelligenza artificiale, che per ora non è ancora così intelligente, almeno per podisti amatori evoluti, vi suggerisce di alternare corse veloci e corse lente, e in questo caso potreste utilizzare il coach di Garmin. È stata aggiunta anche una funzione che si chiama Pace Pro, con la quale sarete in grado, sulla base di un particolare circuito, di un percorso, di determinare qual è stato il vostro risultato su questo percorso precedentemente, e il sistema sarà in grado di mostrarvi se siete di fatto più veloci o più lenti rispetto ai tempi fatti precedentemente, cosa che vi potrebbe spingere, incentivare, soprattutto in questo periodo di maratona, a correre più velocemente o, perché no, anche più lentamente, sapendo che comunque è difficile rispettare delle tabelle prestabilite, soprattutto se il percorso non è piatto, cosa che lo strumento stesso consente di gestire al meglio grazie al barometro altimetrico che aggiorna di fatto la vostra velocità sulla base della pendenza che state affrontando. Sempre per il percorso è stato aggiunto anche il Climb Pro, che interessa sicuramente ai trailer che ci ascoltano, funzione che di fatto vi consente di capire quanto manca all'ascesa o alla discesa, e caricata la traccia sul Garmin vi consente di capire
come affrontare questo percorso. Ma uno dei vantaggi di utilizzare un GPS così evoluto è quello che alla fine dell'allenamento il sistema vi offre la possibilità di avere una pletora di informazioni che di fatto vi mostrano come l'allenamento è andato, vi spiegano non soltanto le metriche di base ma anche e soprattutto il carico dell'allenamento o perché no l'impatto del vostro training sulla performance futura. Sappiate che ovviamente mi è stato chiesto ai miei corsi di Livigno perché il VO2 Max tra virgolette non è così efficace nel prevedere il futuro, sappiate che chiaramente l'economia di corsa è un secondo parametro importante nella valutazione della vostra performance sulla maratona e questo deve essere considerato e per questo il nostro amico e prodepodista Andrea suggerisce di aumentare i chilometri dell'allenamento ovviamente con cautela per avere una migliore economia di corsa. Ma tra le funzioni che è stata aggiunta, recentemente aggiornato il VO2 Max che misura la performance di ogni atleta, è stata aggiunta anche la climatizzazione all'altura e perché no anche e soprattutto durante l'estate al caldo che chiaramente influenza sensibilmente la vostra performance e in questo caso sono state utilizzate delle tabelle che riaggiornano i dati in modo tale che il vostro VO2 Max sia perfettamente correlato con la vostra performance in un periodo sicuramente meno caldo. È stata aggiunta anche la funzione Track Run di cui o Track Mode di cui ho parlato l'anno scorso qui sul canale, vi allego qua sopra la recensione stessa, funzione che vi consente di correre in pista in maniera efficace e non avere rilevazioni scorrette, cosa che invece con altri GPS non è possibile. Questo secondo me è uno dei vantaggi per coloro i quali volessero correre in pista. Chiaramente persone più esperte di me suggeriscono di valutare manualmente la vostra performance con dei lap manuali. Ovvio che dal mio punto di vista la tecnologia può sempre aiutare e poi fa la sua porca figura quella di mostrare su Strava che avete gestito in maniera efficace un ovale perfetto, cosa che non molti possono ancora oggi dire. E veniamo comunque alla misurazione del GPS non soltanto in pista ma anche in strada, secondo me si è rivelata davvero perfetta anche perché con l'introduzione del 745 è cambiato pure il GPS che oggi è di Sony, questo GPS che consente non soltanto di utilizzare il GPS normale ma anche e perché no Galileo che è lo strumento europeo di GPS e anche il GLONASS che è quello russo e questa cosa ha consentito di migliorare sensibilmente la performance di valutazione. Non credo di aver notato particolari problemi di misurazione, problemi che invece su altri GPS, soprattutto quelli più anziani, si possono ancora evidenziare. Chiaramente quello che conta è soprattutto il passo istantaneo per chi volesse correre una maratona. Esiste una funzione Garmin IQ che consente di riaggiornare il vostro passo in funzione dei cartelli. Potrebbe essere per voi interessante, se lo volete sapere scrivetemelo qua sotto che magari lo faccio in settimana. Secondo la Garmin per l'Europa, almeno questo sembrerebbe, utilizzando GPS più GLONASS dovreste ottenere i risultati migliori. Secondo me nel 2021 non ci sono particolari problemi di valutazione, credo che questo non sia un criterio di scelta anche perché credo che la misurazione sia piuttosto efficace. Con il 745 è stata aggiunta anche la funzione musica che è molto interessante soprattutto per chi dovesse correre dei lenti. Si sincronizza la vostra playlist Spotify, si utilizza un dispositivo particolare, io uso Jaybird Vista 2 che di fatto vi consente di gestire i rumori di sottofondo. Molti invece utilizzano, soprattutto i triatleti, auricolari a conduzione ossea. Lascio a voi la scelta, di fatto però la funzione è ottima. Ovviamente dovete avere Spotify Premium, ma funziona anche con Amazon Music, che però non ha tutte le canzoni che invece ci sono su Spotify. Se avete Amazon Prime, però questa cosa è gratuita e quindi ve la consiglio. Un altro aspetto vantaggioso di questo GPS è che consente di pagare con Garmin Pay, strumento che è un po' macchinoso rispetto a Apple, ma al tempo stesso riuscirete con il vostro polso a pagare al supermercato e questa non è necessariamente una cosa negativa, soprattutto confrontandola con strumenti concorrenti che questa funzione non ce l'hanno. Stiamo parlando degli smartwatch perché per gli smartwatch questa funzione ovviamente è attiva su tutti gli strumenti. Sono state aggiunte con il tempo anche le funzioni di
monitoraggio del sonno, funzioni che dal mio punto di vista sono davvero efficaci. Io utilizzo, come sapete, Aura, di cui probabilmente nelle prossime settimane farò una recensione perché mi è arrivato la versione 3.0. Le funzioni di Garmin comunque sono ottime. Se vi interessa un video dedicato ve lo faccio volentieri. Tra l'altro sarebbe davvero cinematografico se vi iscriveste al canale per non perdervi nei prossimi giorni ulteriori recensioni. Non vedo l'ora di rincontrare il prodepodista con il quale faremo recensioni di scarpe, mentre quelle di tecnologia le farò nei prossimi giorni, anche perché tutte queste camere secondo me meritano di essere valorizzate al meglio, soprattutto per noi podisti amatori. Se dovessi concludere la mia recensione, direi che a chi ha dato questo orologio, è adatto sicuramente a tutti i triatleti, è adatto a tutti coloro che vogliono il meglio e utilizzano i dati per monitorare e programmare i propri allenamenti. Rispetto al 945, questo strumento non ha a disposizione le mappe, ma tutto il resto invece è assolutamente presente, è addirittura più leggero, pur avendo una batteria leggermente inferiore. Batteria che comunque vi consente di allenarvi per tutta la settimana. Io che doppio costantemente riesco al tempo stesso ad utilizzarlo. Chiaramente se fate un'ultramaratona da 15 ore forse non è lo strumento più adatto, ma al tempo stesso pochi di noi lo fanno e ovviamente ci sono delle funzioni all'interno del Garmin che vi consentono, non ho il tempo di raccontarlo, di utilizzare il 745 anche per ultramaratona. Rispetto invece al 245 direi che questo strumento ha soprattutto l'altimetro barometrico e una durata migliore della batteria. Uno degli aspetti che più amato, odiato, è in realtà legato all'app Garmin, app che vi consente in effetti di pianificare tutti i dati e di caricare i vostri allenamenti nel caso in cui non doveste correre in pista. Questa funzione secondo me è davvero eccezionale, al tempo stesso è stata migliorata e sistemata, aggiornata nel corso degli anni e quindi diventata un po' complessa e forse anche abbastanza farraginosa. Al tempo stesso però sappiate che tutti i dati possono essere davvero utilizzati e fruibili in maniera precisa e vi potrebbe capitare al mattino stesso di decidere quale allenamento fare, lo potete pianificare abbastanza rapidamente, cosa che poi vi consente in pochi secondi di essere fuori e poter effettuare l'allenamento stesso senza dover necessariamente perderci delle ore con il computer, cosa che invece nel passato era assolutamente necessario. In questi giorni ci sono degli sconti abbastanza interessanti, vi lascio qua sotto qualche link. Voi nel frattempo stay strong, keep running, non focalizzatevi troppo sulla tecnologia, però utilizzatela al meglio. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, ci vediamo alla prossima.